Bentrovati con una nuova ricetta insieme agli amici di Art Discount. Oggi faremo un meraviglioso polpettone farcito con Asiago DOP Terre e Tesori di Art Discount, lo speck, e lo serviremo con delle meravigliose patate che ho già tagliato sottili sottili, sono in acqua a riposare, vedrete, sarà un risultato al bacio. Iniziamo subito con la carne. Ho messo un mix di maiale e bovino. Prendo delle fette di pancarré private dei bordi, le bagno nel latte, lo strizzo per bene e lo aggiungo qui nel tritato. Aggiungo l'uovo. Il pecorino potete anche utilizzare, se volete, parmigiano o il caciocavallo, quello che vi pare. Il prezzemolo, che riduco a pezzettini piccolini. Aggiustiamo di sale, pepe e iniziamo ad impastare con l'aiuto di una forchetta e poi andremo di mani. Il polpettone è un piatto che non può mancare nelle nostre tavole, soprattutto nei giorni di festa, e ovviamente potete farcirlo con quello che più vi piace. Se doveste utilizzare un peso di carne maggiore, questi sono 500 grammi, ovviamente raddoppiate un po' tutto. Prendete un bel foglio di carta forno e vi stendete sopra il tritato. Stendetelo con le mani e allargatelo fino a fare una bella base che sarà il letto della nostra farcitura. Aggiungiamo il nostro Asiago DOP Terre e Tesori di Art Discount. Io già lo so che questo asiago un po' uscirà fuori dal polpettone, e vi confesso che uno dei motivi per cui amo il polpettone è proprio quando prendo la teglia, prendo quella parte tutta filante di formaggio e me lo mangio. C'è sempre un secondo fine quando cucino, eh? Aggiungiamo lo speck. Io amo sempre cucinare quello che mangio, quello che mi piace tanto. Possiamo avvolgerlo aiutandovi con la carta forno dal lato più piccolo. Con le mani fissate bene i bordi. Adesso con la stessa carta forno lo trasferisco in una teglia e aggiungerò le patate. Eccoci qua. Le patate le ho tagliate a fettine sottili, le scoliamo bene e le mettiamo qui a fianco. Le condiremo con olio extravergine d'oliva, sale, pepe e abbondante rosmarino. Bene, rosmarino, sale, pepe e olio. Ci vorranno 30-40 minuti a 180 gradi, forno già caldo, modalità statica. Vado. È bello già così. Adesso lo impiattiamo, lo tagliamo. È uscito un po' di asiago, che è la cosa che più adoro di tutto questo. Ce lo farei solo per questo formaggio fuoriuscito dal mio polpettone. È ancora caldo, quindi provo a tagliare. Il polpettone è sempre un po' sinonimo di festa, quindi quando volete festeggiare qualcosa, vi sentite un po' più giù, fate un bel polpettone e passa tutto. Questo lo mettiamo qui perché questo asiago non si può lasciare in teglia. Prendo le patate. Beh, devo dire che è bellissimo davvero. Io assaggio un po' di asiago DOP di Terre e Tesori di Art Discount per saperne parlare. Vi prego, rifatelo, perché è davvero una goduria al palato e agli occhi. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui,
Ringrazio gli amici di Air Discount e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!